ringrazio tutti i medici omeopatici e digiunoterapeuti che sono presenti in questa sala, insieme ai liberi cittadini che partecipano a questo convegno, e medici che vengono da Italia, Francia, Svizzera, Germania e Gran Bretagna. Quindi questo è un summit. Io giungo personalmente a questo convegno da strade apparentemente diverse, ma in realtà metodologicamente convergenti. Mi riferisco alla mia esperienza di militante del Partito Radicale e alla mia esperienza di persona che si cura con l'omeopatia da 15 anni. Io non parlo in rappresentanza del Partito Radicale e neanche della medicina omeopatica, che in questo convegno è rappresentato dall'Associazione per la Libera Università di Medicina Omeopatica ed è il patrocinatore di questo convegno. Ma interverrò cercando di mettere insieme alcuni legami, alcune correlazioni ed interdipendenze che legano in me un'esperienza all'altra e che mi hanno motivata a preparare questo convegno, perché le ragioni del nostro incontro non sono soltanto quelle oggettive che ci vedono riuniti in questa sala con i medici omeopatici e con i digiunoterapeuti, ma io credo anche quelle soggettive di ciascuno di noi e di ciascuno degli organizzatori. A dicembre del 1988, in questa stessa auletta dei gruppi di Montecitorio, sempre con il patrocinio della LUIMO, con la partecipazione del professor Sciaudone, in collaborazione con il gruppo federalista europeo, con il patrocinio del Presidente della Repubblica e della Regione Lazio, tenemmo un altro convegno e presentammo una proposta di legge composta da soli 5 articoli ed un lungo elenco per il riconoscimento dei rimedi omeopatici sperimentati sull'uomo sano e riprovati sul malato. Nonostante il quasi contemporaneo o addirittura precedente deposito di altre 5 o 6 proposte di legge presentate da diversi partiti, in Italia l'omeopatia non è stata riconosciuta e vive un regime di tolleranza, nel senso pasoliniano del termine, cioè del guardare altrove distogliendo il proprio sguardo da ciò che non ci piace, che coincide con un regime di clandestinità e di emarginazione per il quale solo il cittadino che è fortemente motivato da una scelta non dettata dall'abitudine e dalla comodità riesce a scoprire che essa esiste e a servirsene. Allora veniamo al primo punto di riflessione sulla convergenza delle mie esperienze. Io ho imparato, facendo politica con il Partito Radicale, che il diritto e la legge non sono la stessa cosa e che lo scopo principale del cittadino nel suo rapporto con lo Stato è quello di vivere il diritto chiedendo che esso sia tradotto in leggi di applicazione. E questo vale per tutto quello che viviamo. Se è necessario, disobbedendo alla legge ingiusta, perché essa sia trasformata secondo le indicazioni del diritto. Ciò che ciascun cittadino può constatare frequentemente è il divario che esiste fra gli articoli della Costituzione e le leggi dello Stato che dovrebbero renderne vive e praticabili i contenuti. Gli esempi relativi a questo convegno sono molti e comunque noi ci riferiremo soltanto ad alcuni che sono i più espliciti. Per esempio l'articolo 9 della Costituzione: la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. L'articolo 13: la libertà personale è inviolabile. L'articolo 32, la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, per esempio nel caso delle vaccinazioni. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. E all'articolo 33, l'arte e la scienza sono liberi, libero ne è l'insegnamento, enti privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione. Noi abbiamo organizzato questo convegno e presenteremo la proposta di legge nazionale e regionale per la regolamentazione della digiunoterapia, perché nessuno di questi articoli della Costituzione ha visto la propria realizzazione attraverso leggi di applicazione che rendessero possibile a chi non crede
ad una concezione meccanicista della scienza e della medicina, ma a una concezione vitalista e dinamica dei sistemi viventi e dell'energia che li dirige, di esprimere il proprio pensiero ed insegnamento liberamente nelle università dello Stato, intendendo con questi che abbiamo il diritto di stare anche noi nelle università. Noi siamo qui riuniti per incominciare a riempire di esperienza, di argomenti, di riflessioni giuridiche e legislative, il vuoto inammissibile che esiste fra il diritto espresso nella Costituzione e le leggi dello Stato. Questo è il primo punto. Tutti noi partecipanti e chiunque avrà l'occasione di ascoltarci, perché questo convegno è registrato da Radio Radicale e immagino verrà trasmesso prima o poi, o di leggere in futuro gli atti del convegno che saranno tradotti in 3 lingue e quindi saranno poi messi a disposizione di chiunque li voglia acquistare, potremo intervenire per colmare questo vuoto fra legge e diritto che nuoce ad ogni cittadino, anche a chi si cura con la sola medicina ufficiale. In Italia esiste, e ognuno di noi lo può constatare, una religione di Stato ed una medicina di Stato. E noi radicali che ci siamo battuti contro il concordato fra Stato e Chiesa sappiamo molto bene cosa significa acquistare la laicità e la religiosità necessari per fare circolare libertà e responsabilità in quelle che sono le scelte di coscienza. Dunque in Italia non c'è mai stata una lira perché la ricerca contro il cancro fosse fatta invece che sul solo meccanismo d'azione, sgozzando milioni di animali in laboratorio, sull'uomo sano con il rimedio omeopatico ad altissima diluzione o con la digiunoterapia, per esempio. Mai, nessun tentativo, mai, perché la parola d'ordine della medicina ufficiale è non disturbate il manovratore. La ragione per cui l'Associazione per la LIMO patrocina questo convegno sulla digiunoterapia è che la circolazione della medicina vitalista, del suo insegnamento e della sua pratica medica è affidata solo allo sforzo privato. E quando dico privato intendo dire che è privato di qualunque sostegno, quindi che è a carico della persona che se ne occupa e di chi ne sente l'impegno e il dover essere. Dunque io scopro l'omeopatia e il Partito Radicale insieme, queste due esperienze crescono in me, prima separatamente e indifferentemente l'uno dall'altro, molto presto cogliendone alcune profondità di comunanze. Entrambe stimolano la mia individualità, la mia creatività, entrambe mi parlano del protagonismo come responsabilità e consapevolezza verso se stessi e la propria vita. Entrambi mi chiedono di non delegare nulla, l'uno al potere, l'altro al farmaco. Entrambi mi chiedono di essere. Soprattutto mi fanno comprendere che la diversità di cui ognuno di noi qua dentro si occupa non vive e non sopravvive se non si organizza con rigore, sapendo che al diverso viene chiesto sempre ed ogni volta di più e che egli deve attrezzarsi a dare risposte che non si modulano sulla mediazione col potere né con le regole dell'altro. Questo è il problema dell'omeopatia in tutto il mondo, riuscire a rimanere un'opzione vitalista autentica per chi voglia rivolgersi ad essa. In questo convegno noi non vogliamo, affermando con digiuno come salvarsi la vita, prevenzione e cura delle malattie, contenere nessuna affermazione fondamentalista, non abbiamo la pretesa di esaurire tutto il dicibile e non vogliamo svelare un mezzo terapeutico assoluto che valga per ogni persona, sempre ed in ogni caso. Non esiste nessuna medicina che dia una risposta di questo tipo. Nemmeno quella che spaccia il farmaco e la malattia come risposta unica ed unitaria. L'unica verità osservabile è che esiste un'individualità della malattia, un'individualità morbosa, direbbero gli omeopati, di ciascuna persona che è irripetibile nella solitudine del proprio io profondo, ciascuno ammalando nel proprio modo peculiare. Doveva essere presente a questo convegno Albert Mosseri, uno dei digiunoterapeuti più impegnati ed importanti, erede diretto di Shelton.
doveva tenere la relazione il digiuno nella malattia terminale. Poiché egli è uno dei pochi digiunoterapeuti che accetta i malati terminali, non tutti accettano i malati terminali. Mosseri, che pratica la digiunoterapia da più di 30 anni con numerose guarigioni, non è medico, ma ingegnere genetico ed igienista. Per questa ragione periodicamente, e adesso per la quinta volta nella sua vita, è stato denunciato per esercizio abusivo della professione. Un malato è morto nella sua Maison de Salut Naturelle e Mosseri è sotto processo, non può uscire dalla Francia fino all'emissione del verdetto. Questo è uno degli aspetti del problema. Noi abbiamo scambiato alcune lettere con Mosseri e numerose telefonate, perché la sua esperienza sarebbe stata molto utile in questo convegno. E in una di queste lettere egli ci scrive che portare la digiunoterapia nella pratica medica significa metterla in mano a incompetenti che non la conoscono, che non hanno la formazione adeguata per seguirla. In effetti nessuna università viene insegnato ciò che è necessario per praticarla adeguatamente. Inoltre i medici che si laureano nelle università della medicina ufficiale devono fare un grande sforzo personale ed una rivoluzione della propria formazione per sfuggire al meccanismo malattia, intervento sulla malattia con la soppressione del sintomo dolore. E quindi rapportarsi ad un malato che è abituato ad avere terrore e rifiuto per il dolore. Il dolore, mi dice una mia amica carissima, è l'unica parola che in tutte le lingue, insieme all'amore, in verità, significa la stessa cosa e non ha bisogno di sinonimi e di spiegazioni. Noi tutti viviamo una cultura sempre più diffusa e dominante dell'annullamento del dolore morale, fisico, psichico, come condizione per stare bene, non per il benessere, per stare bene. E dell'annullamento del dolore che giunge fino alla perdita della coscienza. Non c'è dolore perché non c'è la persona cosciente a mostrarcelo. Assistiamo impotenti ad accanimenti terapeutici abbinati all'esclusione della coscienza del malato, che dovrebbero rassicurarci del fatto che egli non soffre. Esiste una percezione di se stessi che si ha attraverso il dolore accettato come linguaggio profondo del proprio corpo, che può essere compensativo e risolutore della privazione da cui esso deriva. Credo che qua dentro lo sappiamo un po' tutti. Il dolore è veramente il momento nel quale ad ogni persona vanno riconosciute alcune dignità. Prima fra tutte quella di essere protagonista della propria vita e della propria morte, come possibilità cioè di governare, essendo presente ed attenta, anche il proprio dolore invece di esserne travolta. Io ieri sera, per fare un esempio piccolissimo, ero a cena con il dottor Medien e avevo un dolore ad una scapola e lui mi ha detto: respira, respira profondamente. Impara con la respirazione ad eliminare questo punto di dolore. È un esempio, progressivamente vale per tutte le altre cose. Questo dunque è un confronto aperto con la medicina ufficiale, con il rispetto della libertà individuale, poiché nessuna legge deve potersi spingere dove si pone il punto di inviolabilità della persona. E allora prima o poi si porrà necessariamente con forza il dibattito fra diritto individuale, legge dello Stato, nella scelta fra l'accanimento terapeutico e la libertà di vivere o di morire con tutto quello che ci passa dentro della vita e della qualità della vita. Termino con un ultimo punto. Molti, mentre preparavamo il convegno, ci hanno chiesto se il digiuno dei radicali e la digiunoterapia avessero dei punti in comune, se fossero la stessa cosa. Se anche i radicali digiunassero per guarire o curarsi da qualcosa e se per esempio Pannella fosse così vitale perché aveva digiunato tante volte e per periodi molto lunghi. Io credo, e ne sono quasi certa, che ci sono alcune cose molto importanti in comune che non appartengono alla categoria del solo igienismo, ma a quello della verità come ricerca. Nessuno che faccia un digiuno per motivi politici, i digiuni politici dei radicali erano fatti con 3 cappuccini al giorno, lavorando freneticamente, senza riposarsi mai, o per motivi di salute, a sola acqua o succhi, riposando e senza stress, può fare un digiuno contro qualcosa o contro qualcuno. Non si può farlo, non si regge, si muore, e i digiuni irlandesi lo hanno dimostrato.
Contro un avversario politico non si può e non si può fare, immagino, neanche contro la propria malattia. Questo si può intuire perché la malattia è parte integrante di noi stessi. Allo stesso modo non si può usare in politica uno strumento come il digiuno senza avere amore per il proprio avversario, senza avere la consapevolezza che la crescita, se ci sarà, avverrà dentro e fuori di noi. Io mi ricordo la copertina di un giornale del 74 con il volto di Pannella, nei tempi del divorzio, digiunava per 70 giorni, il suo volto era bello, esprimeva un'integrità fra le sue azioni e il suo sentire profondo. Succede quando si fa un digiuno positivo, si diventa più belli. Potrei dire che era bello perché era integro e si nutriva di un cibo che aveva attenzione per la verità propria, per quella degli altri. Se la malattia nella lettura vitalista origina quasi sempre dall'amore negato agli altri o non ricevuto, il successo di un digiuno, in terapia come in politica, è legato alla capacità di liberare la parte migliore di sé, di perdonare e di perdonarsi, di percepirsi come protagonista autentico della propria vita, in una parola, di amare. Grazie.